Nial è una ragazza che vive in una città-torre nella Terra del Vento. È una ragazza particolare. I suoi occhi sono viola, i suoi capelli sono blu ed ha delle lunghe orecchie a punta. Un giorno conosce un ragazzo, un giovane mago di nome Sennar, il quale, insieme alla sua insegnante Soana, introdurrà Nial al mondo della magia. Tuttavia, un giorno la città-torre in cui Nial vive viene attaccata dall'esercito di Aster. Un imperatore che sta cercando di conquistare tutte le terre del mondo emerso. Nial sopravviverà a questo attacco, ma ne uscirà profondamente cambiata. Decide quindi di diventare un soldato, un cavaliere dei draghi, per poter combattere in prima fila e sconfiggere Aster. Per sommi capi e ridotto all'osso, questo è solo l'incipit della saga Cronache del Mondo Emerso, scritta da Licia Troisi. Non solo una delle mie saghe fantasy preferite, ma probabilmente una delle saghe fantasy più importanti per la mia vita di lettore di saghe. Io sono sempre stato un lettore, ho sempre letto di tutto, eppure il fantasy è sempre stata una parte importante della mia vita. E mi approcciai a questa saga nel lontano 2005. All'epoca, per un ragazzino come me che stava finendo le medie, il fantasy si divideva in soli due gruppi: Harry Potter e Il Signore degli Anelli. Per quanto io amassi e ami tuttora la saga di Harry Potter, per me rimane comunque un genere di fantasy più ascrivibile al romanzo di formazione che al vero high fantasy. E di contraltare, invece, Il Signore degli Anelli era qualcosa di estremamente elevato, qualcosa che andasse oltre la semplice narrativa fantasy. E il mio problema era all'epoca proprio il fatto che per me il fantasy si limitasse a quei due capostipiti. Tuttavia, nel maggio del 2005 è successo qualcosa. Ricordo ancora che con il mio amico Luca, l'ultimo giorno delle scuole medie, e dopo poche settimane avremmo dovuto affrontare l'esame di terza media. Tuttavia, quel giorno, noi, finito la giornata di scuola, non siamo neanche tornati a casa, ma abbiamo preso l'autobus e siamo andati al cinema, perché era uscito Star Wars, episodio 3, La vendetta dei Sith. Ci godemmo quello spettacolare film al cinema in sala, godendoci tutti gli effetti speciali, l'arrivo di Darth Vader. Usciti dalla sala, dato che entrambi siamo grandi appassionati di letture, ci siamo fiondati nella libreria che era a fianco al cinema. E lì notai che era stato pubblicato in edizione economica un certo libro. Nial della Terra del Vento. Io avevo già visto questo libro in libreria da tanto tempo, vedevo appunto l'edizione, quella cartonata, rilegata, che io all'epoca tendevo a snobbare, preferivo appunto le edizioni economiche. Vidi che appunto era stata pubblicata questa edizione, io di questo libro non sapevo nulla. Mi catturò immediatamente la copertina, questa copertina che è diventata una delle mie copertine preferite, nonché appunto una delle copertine più importanti per me. Vedendo appunto che era uscita questa edizione economica, ho subito acquistato questo libro. Ribadisco, io non sapevo nulla, non sapevo nulla dell'autrice, non sapevo nulla del libro, anzi ero addirittura convinto che fosse un libro americano tradotto in italiano. Leggendo questo libro è successo ciò che io speravo di più e che nella mia inesperienza da lettore non avevo mai sperimentato. Cronache del Mondo Emerso era il fantasy che io stavo cercando. Non era un fantasy, diciamo, fanciullesco come Harry Potter, e non era neanche complesso e articolato come Il Signore degli Anelli. Ricordo che rimasi catturato dal personaggio di Nial. Le sue avventure e soprattutto disavventure mi colpivano, mi sentivo molto affine con lei. E con questo libro riscoprì appunto la magia del fantasy, il fascino di leggere di un mondo che non esiste, di città e creature che nella mia vita non potrò mai vedere. Insomma, Cronache del Mondo Emerso mi ha segnato particolarmente perché mi ha fatto riscoprire il fantasy. Già dalle prime pagine ricordo che rimasi affascinato anche solo dall'idea di questa enorme città costruita dentro una titanica torre.
Ed essere accompagnato con questo gruppo di bambini che giocavano a fare i soldati e di questa ragazzina così particolare che voleva tanto spiccare in mezzo al gruppo e che veniva saccagnata dal nuovo arrivato, un maghetto appena arrivato dal nulla. Era una situazione così semplice, così cliché che però funzionava, mi colpì, mi catturò perché mi ci immedesimai immediatamente. E anche se già dall'epoca avvertivo che ciò che stavo leggendo magari poteva essere appunto molto cliché, molto tipico di questo tipo di narrazione, c'erano due dettagli che appunto mi tenevano incollato al libro. Uno era la già citata ambientazione. La descrizione delle città, dei mondi, della divisione di queste terre erano essenziali, erano brevi, dirette, ma perfettamente funzionali. Potevo immaginarmi chiaramente queste terre senza troppi giri di parole. E dall'altro, ovviamente, anche questo già detto, i personaggi. Cronache del Mondo Emerso è uno dei pochi casi in cui io mi sono innamorato della protagonista. Solitamente leggendo tanti libri, soprattutto appunto le grandi saghe fantasy, si tende spesso a preferire i coprotagonisti piuttosto che i veri e propri protagonisti. O perlomeno per me è così. Per esempio, in Harry Potter il mio personaggio preferito è Luna Lovegood e non Harry, Ron o Hermione. Come nel Signore degli Anelli non erano Frodo, Sam, Aragorn, ma era Eowyn il mio personaggio preferito. In Cronache del Mondo Emerso, no. Io ero innamorato e adoravo la protagonista. Nihal era un personaggio fantastico. Era testarda, ma anche un sacco sensibile. Tuttavia era più l'istinto a muoverla. La determinazione, il voler dimostrare di essere in grado di poter fare quello che vuole fare. Ma allo stesso tempo non vergognandosi di mostrare le lacrime nei momenti di sofferenza. Stesso discorso per il personaggio di Sennar. Un personaggio molto bello, potente e carismatico. Che però, diciamo, secondo me ha avuto il suo top nella saga successiva, ma ne parliamo fra poco. Tutto questo per dire che la lettura del primo libro del Mondo Emerso mi catturò. Avendo finito poi il primo libro, mi sono gettato anche su altre letture di fantasy, quindi Terry Brooks, appunto Eragon, e leggendo questi libri mi sono reso conto appunto di come anche Cronache del Mondo Emerso in realtà rispecchiava i topoi classici di qualsiasi saga fantasy. Eppure ogni mese rimanevo in attesa della pubblicazione degli altri libri, in edizione economica perché io li volevo tutti nello stesso formato. E quando finalmente lessi anche l'ultimo libro, rimasi estasiato. Non per i colpi di scena, non per il finale in sé, ma per il viaggio che questa saga mi aveva fatto fare. Il primo libro era un libro alla fine per presentare i personaggi, gettare le basi di quello che veniva dopo. Il secondo libro invece era molto più avventuroso, ci si concentrava molto di più sul personaggio di Sennar e sull'esplorazione sia del mondo emerso che del mondo sommerso. Il terzo, infine, forse era quello che più di tutti si incastrava nella cornice della classica quest fantasy, bisognava trovare delle reliquie per poter generare qualcosa in grado di poter contrastare il male. Però era questo che mi colpì, la quest c'era solo nell'ultimo libro, senza contare che la rivelazione finale sull'identità di Aster all'epoca mi sconvolse. Io ho amato veramente tantissimo Cronache del Mondo Emerso. È stata la saga che mi ha fatto riscoprire il fantasy, genere che, come saprete, per me è importantissimo, e non solo a livello di libri. Eppure, con il passare degli anni, essendo più presente appunto su internet, sui forum di lettori di fantasy, sui gruppi Facebook che appunto parlano di questo argomento, ho notato che in realtà c'è un forte disprezzo nei confronti delle opere di Licia Troisi. E personalmente questa cosa non l'ho capita. È pur vero che io ho letto Cronache del Mondo Emerso all'epoca, appunto dal 2005 in poi,
E dopo non l'ho più riletto, cioè ho letto gli altri libri della Troisi, ma Le Cronache del Mondeverso dall'epoca non lo rileggo. E per quanto mi possa ricordare che comunque certe volte c'erano delle semplificazioni, delle parti narrate in maniera magari meno efficace, paragoni e metafore non proprio coerenti con l'ambientazione, alla fine io penso. Stiamo parlando pur sempre dell'opera prima di un'autrice, perché comunque Licia Troisi scrisse questo libro, in realtà questa trilogia, la Troisi la concepì come un unico libro che poi venne diviso in tre parti in fase di pubblicazione. Quindi magari appunto le insicurezze, le incertezze e diciamo le scivolate narrative erano appunto da attribuire all'inesperienza di una giovane autrice che scriveva il suo primo romanzo. Ma nonostante questo, nonostante ci sia un forte fandom, una forte e grossa cerchia di appassionati, me compreso, di Licia Troisi, è pur presente una grande fetta di detrattori di questa autrice. Molti che parlando di fantasy dicono che la Troisi sia una delle peggiori cose successe al fantasy. E, sinceramente, assolutamente no. Credo che il problema principale di molti di questi detrattori sia che forse non si rendono conto di qual è il pubblico di riferimento per la saga del Mondeverso. Poiché a tutti gli effetti, Cronache del Mondeverso potrebbe rientrare nella categoria degli young adult. Pur non essendo proprio specifica di questa categoria, ha molte caratteristiche simili a questo tipo di romanzo. Ci sono elementi di formazione, ci sono protagonisti comunque ragazzi che devono crescere, che devono imparare ad affrontare la vita, che devono affrontare problemi più grandi di loro. E di conseguenza il pubblico di riferimento è un pubblico prevalentemente di adolescenti. Ed è questo il motivo per cui questo libro a me ha segnato tanto. Perché probabilmente l'ho letto all'età giusta. Vi faccio un esempio parallelo per farvi capire questo mio ragionamento. L'anno scorso sono stati pubblicati in Italia i tre libri della trilogia di Nevernight. Ho in cantiere anche di fare un video specifico per parlare di questa saga, ma permettetevi di farvi una piccola anticipazione di quel video. Questa saga non mi è dispiaciuta, ma non mi ha fatto impazzire. Io leggevo ovunque recensioni estasiatiche di questa saga, molti che la definivano meravigliosa. Io l'ho letta e sì, è carina e anche scritta bene, ma non è niente di che. Poi ho realizzato, io sono un ragazzo di 28 anni. Che oramai ne ha lette veramente di tutti i colori, di tutti i generi. Di conseguenza, Nevernight, a parte l'ambientazione e i personaggi, in realtà non mi ha colpito e non mi ha lasciato quasi nulla. Perché quelle stesse situazioni, quegli stessi personaggi, io li ho già trovati in tanti altri libri. Eppure, sono certo che se avessi letto Nevernight quando avevo 13 anni, come è successo per Cronache del Mondeverso, probabilmente avrei amato alla follia anche Nevernight e probabilmente avrei detto le parole che ho detto per il Mondeverso per Nevernight. Questo perché io non sono direttamente il pubblico di riferimento per quella lettura. La posso apprezzare, mi può divertire leggerla, ma non sono io a 28 anni il pubblico di riferimento per quel libro. Probabilmente se io rileggessi adesso Cronache del Mondeverso, non troverei quella magia, quel coinvolgimento che ho avuto quando lo lessi la prima volta, perché oramai ne ho letti veramente tanti di romanzi simili. Non troverei niente di nuovo. Eppure, secondo me, Cronache del Mondeverso è una di quelle saghe che io consiglio a tutti i ragazzi che si vogliono approcciare a questo genere e non lo disprezzerò mai, io apprezzerò sempre i lavori di Licia Troisi perché con Cronache del Mondemerso lei non mi ha fatto solo riscoprire il fantasy e innamorare di questi personaggi,
Lei mi ha dato tanto altro, a cominciare per esempio dal mondo degli anime. La Troisi non ha mai negato quanto il mondo degli anime e dei manga abbia influito sui suoi lavori. Basta pensare al personaggio di Aster, ispirato a un personaggio di Cowboy Bebop. O ancora, io non mi scorderò mai quando, assistendo a una sua intervista, lei spiegò che il personaggio di Ido, il nome veniva dal manga Alita Battle Angel. E io ho scoperto Alita grazie a Licia Troisi. E di conseguenza, dopo Alita, ho riscoperto tanti altri manga. E lo devo a lei. Io ho innumerevoli foto con lei, ho quasi tutti i libri autografati. Gli ho rotto le scatole non so quante volte nelle varie fiere quando è venuta a Pescara. Senza contare che poi, parallelamente con i libri di Licia Troisi, ho anche scoperto Paolo Barbieri, uno dei miei illustratori preferiti, che aveva disegnato le copertine dei libri di Licia Troisi, del Mondo Emerso. Un autore che tanto amo che qualche anno fa, quando è venuto a Pescara per una fiera, io mi sono fatto commissionare un disegno che ritrae uno dei personaggi dei miei libri. E torno a ripetere, tutto questo grazie a Licia Troisi. Perché sono queste le cose che rendono, secondo me, un autore importante per un lettore. Quando attraverso un libro non scopri soltanto un mondo narrato al suo interno, ma scopri tante altre cose che ci sono dietro questa narrazione. Il parlare in prima persona con questa autrice e renderti conto che è una come te, che ha le tue stesse passioni. Sono legato a Licia Troisi perché mi ha sempre saputo dare ciò che cercavo dai libri, nella sua maniera che può piacere o meno, a me personalmente piace, quindi sono sempre contento di ritrovare ciò che cerco in uno dei suoi libri. Perché al giorno d'oggi essere originali è veramente difficile, se non impossibile. Ciò che rende un autore e i suoi libri importanti sono i personaggi, il modo in cui li descrive, il modo in cui narra gli eventi. E sono il primo a riconoscere che Cronache del Mondo Emerso è appunto un'opera acerba, ma al cui interno si vede appunto tutto il potenziale di quello che può essere un grande mondo narrativo. Non è un caso che, infatti, parlando del mondo emerso, la mia saga preferita in realtà non è Cronache del Mondo Emerso, ma Guerre del Mondo Emerso. Ma di questo magari ne parliamo in un altro video apposito. Per concludere, la Troisi mi ha segnato come lettore perché mi ha dimostrato come, anche senza avere chissà quale ambizione o chissà quale trama originale, un romanzo letto nel giusto momento, letto nella giusta età, nel giusto appunto momento, possa segnarti e anche cambiarti. Io appunto, prima di leggere Licia Troisi, per me il fantasy era solo Harry Potter e il Signore degli Anelli. E grazie a lei che ho scoperto tanti altri autori, e appunto anche manga, anime, cartoni animati, film. È un'autrice che si è saputa scavare un posto nel mio cuore e che io apprezzerò sempre. Nonostante, devo ammettere, sono molto indietro con le sue letture, dato che l'ultima saga che ho letto è stato I Regni di Nashira. Poi non ho letto Pandora, non ho letto la saga del Dominio, quindi devo recuperarli questi. Però parlando appunto di mondo emerso, Cronache del Mondo Emerso per me è stato importantissimo. In barba a tutti i detrattori, in barba a tutti quelli che criticano solo per criticare, ribadisco, se dovete farvi un'opinione, fatevela voi con la vostra esperienza. Io qui in questo video vi ho voluto spiegare il mio punto di vista, ma non è detto che questo sia la verità, non è detto che io abbia ragione. Se volete farvi un'idea, leggete. I libri di cui io vi parlo li dovete leggere se siete interessati, poiché farsi un'opinione su un argomento basandosi su un'opinione di un altro non è mai la soluzione ideale. E qui si conclude questo lungo viaggio nel mondo emerso e tutti i suoi pro, tutti i suoi contro. Ribadisco, a me personalmente questa saga ha segnato profondamente. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se siete d'accordo con me oppure no. Mi raccomando, sempre mantenendo un tono civile, perché è solo con l'educazione e la civiltà che si possono argomentare delle opinioni, perché buttare insulti a caso solo perché si vuole far vedere di avere ragione quando in realtà si dimostra solo di essere degli idioti non è mai una buona idea. Fatemi sapere quindi cosa ne pensate nei commenti e noi ci vediamo alla prossima.